economico del liceo. La richiesta di area di crisi industriale complessa, ci sarà un sostegno all'imprenditoria del Piceno, ma ben diverso da quello che è stato della Cassa del Mezzogiorno, di cui ancora si raccolgono i cocci. Esatto, completamente diverso, ci saranno le imprese che dovranno fare, come già hanno fatto, delle manifestazioni di interesse e poi costruiremo insieme al MISE un PRI, che è un piano di riqualificazione industriale, dove sono previsti dei finanziamenti, ma su investimenti con dei progetti ben delineati. Solo piccole parti? Parti relativamente piccole, sì. Il grande investimento è delle imprese, già ci sono oltre 20 manifestazioni di interesse, quindi il Piceno si sta muovendo molto. Quindi ora c'è la delibera di giunta, sì. Il prossimo step è l'accettazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 30 giorni, e poi se verrà accettato? E poi se verrà accettato, come noi speriamo e ci auguriamo, perché è stato un ottimo lavoro, se verrà accettato comincerà la costruzione del PRI, del piano di riqualificazione, nel quale interverranno anche le imprese e anche i soggetti del Piceno interessati. È una grande opportunità, che è stata costruita tecnicamente, politicamente e amministrativamente molto bene, e quindi il Piceno deve cogliere questa grande occasione. Chi ha partecipato a costruirla? A costruirla hanno partecipato gli uffici regionali ovviamente, Confindustria, i sindacati, la Camera di Commercio, insomma tutta la provincia di Ascoli Piceno, quindi tutti gli attori del territorio. Quindi ci potrebbero essere dei finanziamenti importanti per grandi investimenti, sopra il 1,5 milioni, per gli investimenti più piccoli? La delibera contiene anche questa opportunità nei fondi, nelle schede MAPO del FERS, fondi europei, è stata perimetrata l'area del Piceno come area di crisi, e quindi ci sono 17 milioni di euro per le tre aree in crisi della regione Marche, una di queste è il Piceno.